i favoriti. Ecco la cassetta di partenza, parte, forza Peter. Ecco l'attacco della prima curva, la sua tecnica di discesa è assolutamente straordinaria. Peter, guardate, addirittura voleva mettersi in posizione all'uscita di quella curva. Questo vi dà l'idea della voglia di attaccare di Peter Ungaldir. Splendida la linea, splendida la linea sulla diagonale. Eccolo ora la curva che precede il primo intermedio, grandiosa la linea di Peter Ungaldir. Oh, 40 centesimi di vantaggio su tutti. Ecco ora la traversa, ha lasciato correre in modo straordinario fino adesso, niente da dire, forza Peter. Ecco l'attacco del carousel, qui per un attimo ha perso aderenza, ma è riuscito a recuperare immediatamente la linea. 73 centesimi di vantaggio, forza Peter che può essere la grande giornata. 27,89, ancora 53 centesimi di vantaggio per Peter Ungaldir. Ecco ora il curvone verso destra, nessun problema, questo certamente è il tratto meno buono per lui perché non è un atleta scorrevole, la sua grande prestazione doveva costruirla nella parte alta, però con 121,3 ancora molto veloce Peter Ungaldir, forza, stai giù, lascia correre di sci il più possibile. Ecco che piomba con la linea perfetta sul traguardo, si scompone un attimo ma sicuramente primo, 55-16 è primo Peter Ungaldir con un vantaggio di 41 centesimi nei confronti di Dani Mare, e adesso speriamo che questa sia una discesa che nessuno può battere. Vedete la delusione di Daniel Mare, è stato grande Peter Ungaldir nella parte alta, assolutamente straordinario, ma vediamo subito la sua prova, viene messa immediatamente al duro test di Franz Einzer che parte immediatamente dopo di lui. Tutto dipenderà da come Einzer uscirà nella parte alta, perché naturalmente Peter in alto secondo me difficilmente potrà essere battuto, tutto starà a vedere a quanto gli altri riescono a stargli vicino. Peter può perdere qualcosa in basso, ma nella parte alta secondo me è difficile che si possa sciare meglio di quanto ha fatto lui. Una dimostrazione di classe e di potenza e di tecnica nell'insieme davvero straordinaria in questi curvoni da parte del gardenese, che ha dimostrato oggi di avere superato quei problemi di emozione e di a volte di voglia di strafare che non gli hanno permesso già di inserirsi fra i migliori nelle stagioni scorse. Ecco, Franz Einzer è indubbiamente uno degli avversari più pericolosi. Primo intermedio, 24,64, prende 28 centesimi anche lui. Vediamo ora il secondo intermedio, è entrato bene direi nel tratto della traversa Franz Einzer, molto buono anche all'attacco del carousel. 39,91 l'intermedio di Peter, qui si è un po' seduto, qualcosina potrebbe aver perso, infatti ancora indietro, 50 centesimi di ritardo, vediamolo qui, ai ai ai, guardate quanto ha già recuperato, è a 7 centesimi, ve l'ho detto, Peter sopra è nettamente superiore, ma sotto purtroppo non ha quelle capacità di scivolamento che hanno questi atleti come Einzer, come anche il player che vedremo fra poco. 119,8 è lievemente più lento rispetto a Rungaldir in quel tratto. Franz Einzer sarà davvero una questione di centesimi, 55-16, 3-4-5 davanti, con 54,91 Franz Einzer riesce a superare.